Beh, significa essere con un umore nuovo ad affrontare la campagna agricola di quest'anno, innanzitutto, visti i trascorsi non belli. Ma l'importante è quello di presentare questa nuova etichetta che dà una visibilità a quello che è il nostro prodotto, per dare questa impronta nuova ad un prodotto eccezionale, ad un prodotto di grande qualità, che sia recepibile da parte del consumatore in modo sicuro, in modo tranquillo. E ecco, questa la nuova etichetta non può che dare sicurezza al consumatore di avvicinarsi ad un prodotto di eccellenza, ma a un prodotto di provenienza della nostra Calabria, un prodotto certificato dall'ente certificatore del Ministero e dal consorzio di tutela. Beh, i numeri diciamo che sono soddisfacenti, perché siamo in continua crescita, abbiamo una disponibilità da certificare immensa in Calabria, abbiamo aziende come oltre già che certificano con prodotto atto a divenire di oltre 1000 aziende. Certificate sono molto inferiori, anche perché purtroppo la scorsa campagna è stata quella che è stata, abbiamo avuto pochissima produzione certificabile, ma hanno già 200 aziende hanno certificato a prodotto IGP per un valore in quintali di oltre 2000 quintali di olio certificato, che è un dato non per noi soddisfacente come quantità, ma importante proprio per l'annata scarsa che si è avuta. Quindi abbiamo la disponibilità di certificare tantissimo prodotto, e la forza della nostra Calabria è proprio questa, è avere la disponibilità di olio di qualità che ci differenzia da tutte le altre. E io quello che a noi ci vogliono cucire addosso questo vestito di prodotto lambante, noi con questi numeri e con queste possibilità lo smentiamo categoricamente. Il rischio della speculazione dei prezzi, sì, la stiamo vedendo, perché oggi vediamo a scaffale quel prodotto che compravano a 3 euro, oggi vale 9 euro, però il valore suo di prodotto contenuto in quella bottiglia è sempre di 3 euro, perché non è un prodotto da olive. Significa che cominciamo a brandizzare la nostra immagine, significa che diamo un riconoscimento al nostro olio, significa che il nostro olio di qualità dovrà essere riconoscibile al di fuori dei confini regionali, significa che poi ognuno metterà la propria etichetta, ma dovrà preponderare l'etichetta dell'olio di Calabria IGP, che dovrà essere sempre più improntato alla ricerca assoluta della qualità. L'unica ambizione da coltivare, oltre che naturalmente le nostre olive, dovrà essere quella della qualità. Beh, è un programma abbastanza denso di attività, che vede naturalmente il piano olivicolo regionale come protagonista. Ieri abbiamo aperto il tavolo insieme al CREA per ragionare con le organizzazioni professionali, con le OP, con il mondo dell'università, con il mondo delle professioni, per decidere cosa fare la nostra olivicoltura nei prossimi anni. A seguito di questo naturalmente ci saranno investimenti molto cospicui, noi destineremo almeno 50 milioni del programma 23-27 per un rinnovo varietale olivicolo, c'è il bando sui frantoi che è improntato al rinnovamento dei frantoi, ma sempre in questo caso alla ricerca della qualità, ci sarà un alleggerimento della famigerata 48-2012 che finora è stata per i nostri coltivatori una camicia di forza, ma naturalmente rispetteremo le olive secolari, la storia, la tradizione della nostra regione. Ed in più questa azione di promozione che noi abbiamo fatto attraverso il sostegno con la misura 3.2 al consorzio IGP dell'olio IGP di Calabria lo riteniamo molto importante per avere un effetto moltiplicatore in un momento in cui c'è grande interesse, attenzione e curiosità verso l'olio calabrese, ma in generale verso l'agroalimentare calabrese.